Buonasera, eccoci di nuovo insieme al ciclo di incontri con gli autori di Planet Book. L'ospite di questa sera è lo scrittore Sergio Cardinali, con la sua ultima opera Finis Laus Deo. È nato a Jesi, è musicista ed insegnante. Ha scritto diversi testi teatrali, L'orchestra aspettando il terzo segnale, Lettera a Pergolesi, Rosso Coraggio, La fabbrica dei mondi, Il gelato di nuvole e La guerra di Remo, tratto dal romanzo Io sto bene, spero anche di te, anche questo, ha per editore la Planet Book. Ha pubblicato inoltre i romanzi Fiori primaverili, Le ragazze entrano gratis, Non aveva la faccia, Il bambino che seppelliva chitarre, Un regalo utile, Il viaggio che vorrei, Il regalo. Si è dedicato inoltre alla narrativa per bambini e ha curato l'antologia Storie da ragazzi, 20 racconti ideati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Carlo Urbani di Jesi. Questi erano i primi cenni biografici di Sergio Cardinali, ma adesso appunto entriamo nel vivo della trama di Finis Laus Deo. E siamo a Parigi nel 1775, sono gli ultimi 12 giorni di vita del famoso compositore materano Egidio Romualdo Duni, accudito dalla sua fidata domestica Adeline. È il racconto della propria vita e di quella del suo amico, collega, ma anche rivale, Giovan Battista Pergolesi. Si tratta di una vicenda in bilico tra realtà storica e leggenda ottocentesca. È il racconto di una passione impossibile, di una lettera d'amore scritta dalla giovane nobildonna Maria Spinelli e indirizzata al suo amato maestro di musica Pergolesi. È una storia raccontata in 12 capitoli che si snodano come brani musicali e prendono vita dal testo dello Stabat Mater di Pergolesi, anch'esso suddiviso in 12 composizioni e prodotto poco prima della morte. Allora diamo il benvenuto a Sergio Cardinali. Buonasera, Sergio. Buonasera, buonasera, ciao a tutti e grazie di questa opportunità. Grazie a te. Allora, in questo tuo romanzo si respira anche lo sfarzo degli spettacoli teatrali, la vita italiana, quella napoletana soprattutto, ma anche quella parigina nel Settecento, ma anche c'è cioè, il potere, l'arroganza della nobiltà, la misera vita delle popolazioni più povere. Siamo in fondo all'avvento della Rivoluzione francese. Allora, vogliamo entrare un po' meglio nel dettaglio della trama? Allora, in quest'opera abbiamo i personaggi principali, sono tre, perché abbiamo Egidio Romualdo Duni, compositore di Matera, e contemporaneo di Giovan Battista Pergolesi, compositore invece jesino, quindi della mia terra. E poi abbiamo Adeline, che è questa domestica di Egidio Romualdo Duni, che lo assiste negli ultimi giorni della morte. Siamo praticamente siamo nel 1775, siamo a Parigi. Una Parigi che sta iniziando un po' a dimenticare i compositori italiani e sta dando spazio anche ad altri compositori francesi e europei in genere. Duni, che ha avuto un grande successo a Parigi come compositore, proprio perché era italiano e quindi gli italiani erano ben accettati in Europa, adesso si trova a fare i conti con la morte. Quindi 12 giorni prima di morire, vengono scanditi appunto in questi 12 capitoli del romanzo, fai conti con la sua storia e soprattutto con la storia di Pergolesi. E quindi lui ci racconta il Pergolesi giovane, perché naturalmente Pergolesi è morto giovane, quindi per lui è solo giovane, non è mai invecchiato, la grandezza però di Pergolesi con una piccola invidia, nel senso che lui sta invecchiando e ha paura che la sua fama non duri in eterno, mentre il Pergolesi giovane si rende conto che rimarrà per sempre. E poi c'è questa lettera di Maria Spinelli, nobildonna napoletana, lettera d'amore che lascia a Pergolesi. La Maria Spinelli è un'allieva di Pergolesi, e questa lettera che naturalmente la storia romantica ottocentesca ci racconta che viene intercettata da qualcuno e niente, è fatta recapitare ai genitori di lei. E quindi accade quello che non dovrebbe mai accadere. Naturalmente in questo romanzo Egidio Romualdo Duni è lui che viene accusato, è lui che si difende e che fino alla fine diciamo, non sappiamo se veramente sia stato lui o no. Finis Laus Deo, perché questo titolo?
Ma Finis Lausdale perché racchiude tutta la tensione e il terrore di un uomo, che è Pergolesi in questo caso, che sta morendo. Siamo a Pozzuoli, siamo vicino Napoli, Pergolesi si rifiuta a Pozzuoli, rifugia a Pozzuoli perché gli dicono che per la sua malattia ai polmoni l'aria buona di Pozzuoli può aiutarlo. Lui sta morendo, ma deve onorare un lavoro che è lo Stabat Mater. Questa composizione, lui ha avuto già un anticipo, quindi lui deve arrivare al termine. Questa storia ricorda un po' il Requiem di Mozart, in un certo senso. Pergolesi fa di tutto per arrivare alla fine, e infatti nelle ultime pagine dello Stabat c'è una scrittura affrettata, a volte quasi incomprensibile, mancano delle parti sulle viole addirittura, però lui riesce ad arrivare alla fine proprio 2 giorni prima di morire, e mette queste parole: finis lausdeo, cioè ho finito grazie a Dio. E quando incontra il suo amico Francesco Feo, amico e anche suo insegnante, gli dà questo Stabat, gli dice: guarda, ci sono riuscito. E lui sta morendo, ma è contento di morire avendo portato a termine il suo lavoro. E quindi queste parole esprimono la sofferenza proprio di un uomo che lotta con la morte e vince, in un certo senso. Anche se muore, però vince perché lui raggiunge il suo scopo. Ma Dugni e Pergolesi furono davvero amici e colleghi o più rivali? Dopotutto Dugni, a pagina 70 nel romanzo, dice: avrei assorbito tutti i suoi malanni e inseguito le sue pene d'amore pur di calpestare i suoi stessi teatri anche con le sue inique sconfitte. In Dugni c'è un'ammirazione per Pergolesi e questa ammirazione si trova in molti scritti. In molti scritti di Dugni, che Dugni ci ha lasciato, ma c'è sicuramente anche una sorta di invidia, proprio perché Pergolesi giovane è già un compositore importante a Napoli poi anche a Roma, e il Dugni giovane non è ancora importante. Il Dugni giovane è alle prese con lo studio ancora, con il fare pratica, e Pergolesi invece già riempie i teatri a Napoli. E quindi c'è una sorta di invidia, e i due si incontrano poi a Roma nel 1735, quando entrambi per il carnevale romano nel gennaio, Pergolesi nel gennaio e poi Dugni andrà in scena nel marzo o aprile, credo, presentano una loro opera. E quindi in quel caso Dugni assiste all'opera di Pergolesi perché vuole assorbire il genio proprio di questo ragazzo, che ha più o meno la sua età, ma lui si sente ancora indietro rispetto a lui. Quindi c'è una forte ammirazione e anche una punta di invidia, forse accentuata sempre da quel romanticismo di cui ho parlato prima nell'Ottocento. Poi un secolo dopo si mette sempre più in evidenza in queste cose, perché naturalmente fanno più scena, insomma, un po' come la storia di fra Salieri e Mozart, in un certo senso. Ecco, ci rivedo un po' questa rivalità. Il protagonista non risparmia toni aspri e pungenti anche nei confronti di Mozart, che definisce moccioso e buffo animaletto ammaestrato, poiché gli aveva rubato la scena nei salotti parigini nel 1763, come scrivi. Sì, il piccolo Mozart ha 7 anni quando è a Parigi per la prima volta, poi ritornerà anche un anno dopo che la morte di Dugni, ma la prima volta siamo nel 1763 insieme alla sorella più grande, perché entrambi andavano per le corti con il padre Leopold e anche sua madre per i primi viaggi. E questo ragazzino di 7 anni naturalmente fa scalpore a Parigi, in tutti i salotti si parla di lui. E quindi quando ritornerà poi Mozart sarà subito ben accettato, perché si ricordano naturalmente di quando era piccolo. E un Dugni già maturo, già importante a Parigi, vede un ragazzino così piccolo quasi un pericolo, perché insomma arriva un ragazzino di 7 anni e tutti si dirigono, no, tutti ai piedi di questo giovanissimo ragazzino, e quindi c'è una certa di superiorità in Dugni quando dice, insomma,
una scimmia ammaestrata che vuol togliere, insomma, no, diciamo, il palcoscenico a compositori affermati come noi, insomma, parla di quelli della sua generazione. E poi c'è questa rivalità italo-tedesca e austriaca, naturalmente, con Mozart, che è sempre forte, è sempre stata forte nella storia. Il protagonista Duni nel romanzo, tra le frustrazioni che non lo lasciano dormire, vive gli ultimi giorni della sua vita, come abbiamo detto, ma non sembra affatto preparato alla morte, nei confronti della quale invece lui vede, prova, spera che la musica cerca di guadagnarsi, attraverso la musica cerca di guadagnarsi la gloria verso il Signore. Questa è una cosa che ho inserito io, devo essere sincero, non fa parte della storia di Duni. Fa parte, secondo me, del pensiero dell'artista, che sia uno scrittore, che sia un pittore, musicista, compositore, non cambia le carte in tavola. E questo voglia e desiderio di immortalità, non di immortalità fisica, perché sarebbe stupido, ma di immortalità artistica. Quando io chiedo ai miei allievi perché vuoi scrivere, dopo tante tesi, discorsi, ragionamenti, si arriva al punto che per lasciare qualcosa. Ecco, se io lasciare una pagina, una composizione musicale, un quadro, se fra 50-100 anni qualcuno legge il nostro libro, ammira il nostro quadro, ascolta la nostra musica, abbiamo raggiunto una piccola fetta di immortalità. E io ho dato a Duni questa così, l'ho vestito con questa, un po', diciamo, questo fatto di essere un po' egocentrico, diciamo, l'artista è un po' egocentrico, insomma, non vuol morire mai, sa che deve morire con il fisico, ma tenta in tutti i modi di lasciare qualcosa a qualcuno, e Duni, insomma, vuole questa gloria del paradiso, del cielo, insomma, è così come tutti noi la vogliamo, insomma. Finis Lausdeo però non è soltanto un romanzo, so che è anche diventato un testo teatrale con le musiche di Pergolesi, che dovrebbe, speriamo di vederlo in scena quanto prima, se la pandemia lo consentirà. Sì, io da diversi anni a questa parte cerco di mettere in scena i miei libri, quindi con presentazione e spettacolo. E in questo caso non si parla proprio di presentazione, ma solo proprio di azione scenica. Sono i tre attori, quindi i protagonisti, Duni, Pergolesi e Adeline, sul palcoscenico, l'ambientazione di questa casa parigina, le musiche di Pergolesi, lo Stabat che scandisce tutto il discorso, e speriamo di poterlo mettere in scena al più presto. Ripeto, aspettiamo l'apertura dei teatri, non appena, insomma, avremo la possibilità, inizieremo, insomma, a fare le prove. Le prove sono veramente già iniziate. Erano già iniziate, poi si sono interrotte per il Covid e speriamo di riprenderle e di portarle in scena, insomma, al più presto. Ma come nasce l'idea di un romanzo storico? Allora, diciamo che da anni io avevo un po' fatto, scusate, avevo un po' pensato a un romanzo storico, perché sono molto affascinato dai romanzi storici. Devo dire che avevo un po' paura, perché il romanzo storico è impegnativo, perché bisogna studiare molto. Certo. Se io ambiento un romanzo nel 2021, so cosa mangio, come mi vesto, come è il mondo intorno a me, come pensano le persone intorno a me. Parlare di una persona che vive nel Settecento vuol dire come pensano nel Settecento, come mangiano, come vestono, dove vanno, come si divertono, per quali cose piangono, per quali cose ridono. E non è solo un fatto storico di studiare cosa è accaduto, ma proprio di immedesimarsi nella personalità del Settecento. E vabbè, ho studiato per 3 o 4 mesi leggendomi tanti libri, quindi nei primi mesi ho scritto poco e ho letto tanto, e poi ho invertito il trend, perché alla fine ho scritto di più e ho letto di meno. Però spero di essere riuscito a restituire la mentalità, l'ambiente, qualcosa che, insomma, spero che il lettore si possa veramente immergere nel Settecento. Io ce l'ho messa tutta, poi naturalmente non posso dirlo io se ci sono riuscito. Il romanzo sembra scandito dalla musica dell'epoca. Allora mi chiedevo quanto la tua esperienza professionale ha influenzato nella stesura di quest'opera.
Allora, sicuramente molto. Io insegno in una scuola che si chiama Scuola Pergolesi, innanzitutto, e da moltissimi anni, e quindi Pergolesi per me abito a pochi passi da un monumento a Pergolesi, dal teatro Pergolesi, e quindi Pergolesi fa parte della mia vita. Ma la musica appartiene a molti miei romanzi, devo dire. Anche quando non voglio metterla, voglio dire, questa volta non parlerò di musica, quindi parlo di tutt'altra cosa. Poi alla fine, ogni tanto, in qualche pagina, la musica ci va a finire. Perché la musica comunque si lega molto alla parola. Il suono, della nota o il suono della parola o della frase, insomma, è la stessa, no, la stessa cosa, però insomma, la frase è un suono. Se noi leggiamo qualcosa ad alta voce, sentiamo il ritmo. Sentiamo il suono e a volte, come nella musica, ci manca il suono giusto, la nota giusta per fare quella melodia e non riusciamo a tirarla fuori perché proprio c'è quella nota che ce lo impedisce, e così nella scrittura. Noi che scriviamo, qualche volta ci manca proprio la parola giusta e non possiamo fare ricorso al sinonimo perché non è la stessa cosa. Il sinonimo ha un altro suono, un'altra musicalità e a volte esprime un altro concetto. Quindi noi cerchiamo quella parola come quella nota giusta, come il colore giusto in un quadro. E quindi la musica e la scrittura sono molto vicini, molto simili. Non sono Infatti, mi distanti. hai anticipato questa la Ah, domanda successiva perché ti ho volevo proprio chiedere come si fregato. passa dalle note alle parole, ma mi hai appena risposto. Sì, Abbiamo no, devo capito, dire che certo. per me è stato casuale. Anni fa partecipai a un premio letterario. Così per gioco, con un racconto, e quindi poi vinsi questo premio letterario. Il presidente mi disse: Ma lei scrive? Io dissi: No, io suono, non scrivo. Ma da quel momento, però, questa domanda, ma lei scrive, mi è rimasta in testa, e quindi poi da lì ho iniziato a scrivere. Quindi è stato completamente un caso. Però ecco, mi rendo conto, mi sono subito reso conto dell'attinenza, appunto, del fare musica, del mettere una musica su uno spartito e del mettere delle parole su un foglio di carta. Mi sono reso conto che era veramente molto, molto simile, insomma, veramente non ho trovato difficoltà, forse proprio perché venivo dal mondo della musica. Parliamo allora più esplicitamente del tuo lavoro di insegnante. Tu ti occupi di musica, ma anche di scrittura creativa? Sì, dunque, insegnante di musica da sempre. Di scrittura da un 3 o 4 anni. Da un 3 o 4 anni ho iniziato a pensare di mettere così di mettermi al servizio anche di nuovi allievi. Tra l'altro, una mia allieva ha pubblicato proprio con la Planet Book come me un anno fa, insomma, quindi sono stato molto felice, molto contento di questo risultato. E sì, lavoro molto bene con sia ragazzi giovani anche meno giovani. E devo dire che è molto, molto bello, perché poi mettere insieme un capitolo, insieme a un ragazzo, rivoltare l'intreccio insieme, collaborare a questo e poi vedere il prodotto finito è molto, molto interessante. E quindi spero di continuare anche a fare questa cosa. Finis Lausteo è stato selezionato nel concorso letterario Tre Colori tra i 200 libri più belli d'Italia e Sì. proprio di recente ha anche avuto la menzione d'onore al premio letterario Residenze Gregoriane 2020. Ma ti aspettavi questi riconoscimenti? Diciamo che ci speravo, dai, non voglio dire che no, ci speravo, devo dire che un minimo, qualcosina, visto il lavoro che facciamo, perché insomma scrivere costa fatica, è molto bello, è molto divertente, per me è anche un antistress, ma è anche faticoso e quindi quando arriva un premio siamo contenti, dai, siamo contenti, è una pacca sulle spalle simpatica, senza prendersi troppo sul serio, insomma, senza darsi troppe arie, però siamo contenti perché vuol dire che c'è qualcuno che ha apprezzato il tuo lavoro, quindi la tua fatica, ha avuto un traguardo felice, quindi sì, sono contento, dai. Sergio, secondo te è più importante il talento o l'esercizio? E quindi quanto è importante leggere per scrivere bene? Guarda, dobbiamo ritornare a Mozart un'altra volta, allora, al piccolo Mozart, per forza mi ci porti proprio la musica. Al talento, al Talento. genio, Dunque, abbiamo un al genio. Mozart che a 4 anni praticamente
va a disturbare suo padre Leopold, che sta facendo un quartetto d'archi con gli amici, con un foglio in mano dicendo: ho scritto un minuetto. E il babbo naturalmente dice: ma dai, ma cosa puoi aver scritto tu un minuetto a 4 anni? E poi si rende conto che in effetti in quei piccoli scarabocchi che c'è su quel foglio ci sono delle note che hanno un senso. Ma il mio dubbio è: se Leopold non avesse poi preso suo figlio Wolfgang e sua sorella, che anche lei è molto brava, però in quanto donna probabilmente non ha avuto la possibilità di continuare, e non avesse preso i loro figli e portati per le corti europee, e portati soprattutto diciamo nei luoghi dove c'erano già compositori affermati, insegnanti affermati, italiani e non, perché Mozart in questi viaggi suona sì nelle corti, ma poi va anche a lezione da compositori del periodo, sia in Italia sia all'estero. Quindi quel talento forse, se era rimasto a Salisburgo, che nel Settecento Salisburgo è una piccola cittadina senza tanta importanza, insomma. E quindi forse se non andava in giro a Parigi, a Roma, a Napoli, a Londra, in tutta Europa, insomma, forse quel talento non avrebbe sfociato in quello che è oggi Mozart. Quindi il talento è fondamentale, importante, ma lo studio e la tecnica è altrettanto importante. Tu mi chiedi leggere, certo, leggere è importante, però attenzione, per imparare a scrivere non basta leggere, perché il libro è un prodotto finito. Io dovrei seguire lo scrittore in tutte le sue fasi, in tutto il processo della scrittura, quindi quelle volte che cancella quella frase, quella volta che incolla quella frase diversa da come c'era prima, quella volta che cambia la parola, eccetera, eccetera. Il prodotto finito si presume che sia perfetto, o quasi, insomma. Quindi leggere chiaramente serve, perché noi tutti rubiamo qualcosa a qualcuno che ci ha preceduto, sempre, in tutte le arti, e questo fa parte proprio del nostro lavoro, ma non è sufficiente. È un po' come nello sport, un canestro ben fatto, se io me lo rivedo 10 volte, non è che imparo a farlo anch'io, io dovrei vedere come l'atleta si è allenato prima di arrivare a fare quel canestro, allora sì che imparo. Quindi ecco, leggere è molto, ma non è assolutamente tutto. Per chiudere, i tuoi prossimi impegni letterari? Dunque, sto lavorando al mio 14esimo, penso, romanzo, il 14esimo dovrebbe essere, non vorrei sbagliare, è una storia di due ragazzi più giovani, che hanno in comune un problema. Non riescono da anni a uscire dalla loro casa, e non è problema del Covid. Anche se il Covid passa in mezzo alle loro vite, ma loro non hanno il problema del Covid, loro proprio non vogliono uscire, hanno paura del mondo esterno. E allora iniziano a scriversi. Quindi ognuno parla della propria famiglia, delle paure, della loro vita, e si cominciano appunto a scrivere, e alla fine naturalmente decidono di mettere appunto il piano della loro vita, quello finalmente di uscire. E di incontrarsi, ma non vi dico se escono e se si incontrano. No, certo, non vogliamo saperlo. Siamo curiosi. Se non riescono a incontrare, non vi dico che cosa fanno, perché non si può. Certo. Allora, un po' per chiudere, io voglio riportare l'attenzione a Finis Lausdeo e vi dico che è una scrittura scorrevole e allo stesso tempo è molto ricercata nei suoi dettagli storici. Si legge veramente tutto di un fiato nelle sue 168 pagine, quindi voglio ricordarvi che il libro si può acquistare sui portali specializzati quali Amazon, IBS, la Feltrinelli, Unilibro e naturalmente sul sito di Planet Book. E ormai sono 25 minuti di questa piacevole conversazione, quindi io anche per me tanto, e speriamo anche per i nostri ascoltatori, quindi ringrazio Sergio Cardinali per il suo prezioso contributo, e io invece ci ha seguito e chi ci seguirà. Grazie Sergio, e quindi vi do un grande arrivederci ad un nuovo appuntamento con gli autori di Planet Book. Buona serata a tutti. Buona serata.